Ci sono, lo so che adesso quelli lì mi raidano così all'ultimo minuto, io ancora non ho pronto niente, guarda te, e che cos'è ogni volta? Oh, eccomi, metto qui la luce per terra, bravi tutti. Ehi Siri, concentrazione! Là, guarda, quasi pronto. E no, c'è un errore, c'è uno sbaglio. Adesso sistemiamo. Sistemiamo, eh. C'è un grave errore qui di sbagli. Perfetto. Barilla, a lei, grazie mille, Thermos per il raid. Buonasera, buonasera. Sì, mi ricordo. Buonasera, allora io devo ri ricentrarmi adesso con sto cazzo di coso. Ok, dovrei esserci. Non lo so, perdonatemi, sono ancora in fase di sistemazione perché mi hanno consigliato un nuovo monitor, quindi dovrò cambiare anche il nuovo monitor. Ho settato in questo momento in un certo modo la telecamera, ma andrà rispostata. Ah, mio Dio, niente, è finita per sempre. Qui c'è un problema. Cosa devo fare qua? Ah sì, abbassare la potenza di una cosa. Ok. Credo che si sia piegata una gamba, ma non ne sono così sicuro. Che cazzo è successo? Aiuto? Sì. Non lo so. Come potrei risolvere? Così? Credo di sì. Sta evadendo le tasse scappando dalla guardia di finanza. Sì, cos'è successo? Perché adesso è altissimo? No, c'è qualcosa che non va allora, vedi? Ok, adesso dovrebbe essere più o meno dritto. Ok, più o meno dritto. Ok, una roba è fa. Aspettate. È successo di tutto, Davo, è successo di tutto. Allora, ok. Bene. Quasi risolta, quasi. Ok, allora, togliamo un po' di zoom intanto. Guarda te, uno non. Tutto questo è tutto colpa di quell'altra, che viene a casa mia e faccia le live assieme. Le facessi sempre da solo, non ci sarebbero problemi. Pier Giorgiangela, che la odiano tutti ogni volta. Ok, quasi corretto. Che Ah, sì, fatica! mi ricordo. Che fatica! Buonasera a tutti, ragazzi! Buonasera a tutti! Allora, grazie mille a John Stark. E 2 mesi insieme, gatto ficcante in abbondanza. Ficcante in abbondanza, grazie mille. Grazie a Frittier Jungler. Finalmente 5 Road to 6, ma senza Rainbow. Bravissimo. Bruno, ciao bellissimo. Scusa se questi ultimi tempi non riesco a seguire le tue live. Hai dato a capo tantissimo. Con una certa Sì, mi costanza, ricordo. ma lo studio mi trattiene. Ma io sono contentissimo che studi. Anzi, mi raccomando, dai l'importanza all'importanza. Grazie mille. No, Grazie al sono d'accordo. sociologo, grandissimo sociologo. Dai, sono 6 mesi, sto giù che ti aspetto. Vedo sì, fa facciata. Andiamo a farci un giro. Non scendo perché devo fare la live. Ah, sì, mi Se no. Mi ricordo. sbaglia pure gli orari, questo qui mi sbaglia gli orari, si presenta gli orari errati. Grazie mille, grazie Nosferatu, grazie a te ho scoperto il mondo delle live broadcasting. Sei la mia ispirazione, ti voglio bene gatto, sei un grande, esageratissimo, però ti ringrazio infinitamente e ringrazio infinitamente anche Nightbird che fa 8 mesi. Allora sentirete un po' di brusio qua perché c'ho il ventilatore che fa. Perché mi sta. Ho caldo, vabbè, ho ca io sto morendo di caldo, ragazzi. Sta e inizia. Ehi Siri, quanti gradi ci sono? Tesoro, c'hai ragione. Cazzo, 20. Vi rendete conto che 23 gradi sono un'infinità? Un'infinità proprio. Tsuki, siamo a 3. Finalmente posso andare in giro e mostrare la Ah, sì, zampina mi creata ricordo. dall'attenta unione di rame e stagno. Grazie mille, buon bronzo.
Morenix, vada, vada. Vabbè, tanto ringraziamo Morenix che tra poco legge. Ringrazio anche Mapo che si suba per la prima volta con Amazon Prime. Ecco Morenix. Parlo Giova, io. Tutto a posto ieri. Ci si becca. Www pezza, ma non solo la, ma anche lì. Sono contentissimo per Morenix, tanti ancora auguri di compleanno, sono contento che sia andata bene la festa e non ci sia stato maltempo, merito anche questo. Buongiorno. E grazie anche a Honorion che fa 9 mesi e siamo a 9, continui così, caro gattone, grazie mille a tutti quanti. Yes. El Matteo, buon compleanno a me o a noi, mi sono perso. Buoni 12 mesi a lui, ma non solo, anche Knight fa 12 mesi. È il mio compleanno, che mi regali, gattone? Ti regalo il Matteo. Portatelo a casa. Io vorrei avere 30 gradi costanti tutto l'anno. Ostia, se no. Ma no, allora, guarda, preferisco patire il caldo che patire il freddo. Al 100%. L'unico problema è che mi devo comprare il Dyson adesso, mi tocca. Mi tocca, cazzo, mi tocca tantissimo. Mi tocca. Adesso devo averlo. Il problema del Dyson è che non ha le pale, quindi non posso fare giochino di parlare dentro le pale e fare. Sai quando parli? Ecco, non si può fare col Dyson. È il comando Dyson, volevi, Maguyasha. No, allora. Prepariamoci per la settimana. Mercoledì mattina non ci sarà la live perché ci sono i Thermos, quindi le lasciamo lo spazio. Noi ci vediamo mercoledì sera alla fine della loro 12 ore. Ah, sì, mi ricordo. Quindi, altri appuntamenti non ne abbiamo. Dobbiamo ancora impostare la nostra di 12 ore. Ne parleremo con calma. Grazie, Eternal Dark 14, gentilissimo. E Giovanni, invece, grazie per darmi una scusa per non studiare. Ostia, non mi prendo nessuna colpa, eh. Ma ficca, Isa, ficca, dimmi se ficca. Cioè, vale la pena perché sono veramente un botto di soldi. Dimmi se secondo te vale la pena. Perché sono veramente troppi i soldi. Quel gioco in cui il 90% degli utenti hanno un'incredibile mira infallibile pur sparando con un HPM con rinculo imbarazzante. Ostia. No, altri problemi, becchino, PlayerUnknown. Quello lì, fortunatamente. Quello è Fortnite, in realtà. Non l'ho preso il Dyson, ragazzi, costa un sacco. Fichissima, dice Isa. Non lo so. Non lo so. Grazie, Vincenzo. Ci sto pensando. Allora, ci sto pensando seriamente. Perché c'ho questo. Io adesso non posso far. Vabbè, ve lo posso far vedere così. Questo è il mio attuale ventilatore. Per carità, fa poco. Adesso in questo momento è bello. Però lo devo tenere qui per fare un po' di cose. Ok? Fa rumore, quello è il problema. Ma se io lo metto al massimo perché fa molto più. È molto più potente, se vuole questo. Se metto così. E si sente. Si sente in live, no? È un problema. Cioè, sto da Dio, però si sente. Leva Polar fa troppa umidità. Ne riparlere. Però questo posso parlare. No, non lo fa quell'effetto tutto divertente. Non è quello, Ale, non è quello. Posso fare la live così? Ishivard! Bello questo nuovo microfono gatto. Ma non è scomodo da tenere in mano tutto il tempo? Grazie mille. Sì, mi ricordo. Allora, il condizionatore normale ce l'ho, Sim. Però devo tenere la porta aperta. Non lo posso fare quando le live. È ovvio. Casa mia c'è il condizionatore e si sta da Dio quando lo attacchiamo. Però, uno, non lo attacchiamo sempre. E due, in realtà io sto morendo di caldo in camera mia perché ho la porta chiusa. Ok? Avendo la porta chiusa, e anche se ho la finestra aperta, non passa aria. Ok? Questo qui è il problema. Durante le live, visto che non sono a casa mia, cioè sono a casa con i miei, non posso tenere la porta aperta e fare casino, oppure sentire il loro casino mentre sono in live, o quando registro i video. No, un pinguino consuma troppo, Walter. Ma va bene un ventilatore. Per quello dicevo il Dyson, che in realtà è super silenzioso e poi d'inverno fa anche un po' di caldo, per quello mi intrigava. In camera mia non posso mettere lo split. Metti le magliette nel freezer prima della live. Però dopo sudo, Gianluca. Supporto, gatto, il Dyson costa troppo? Hanno fatto il manuale per costruirselo da solo. Con Labo?
Bello. No, il Dyson non dovrebbe fare rumore, no, è abbastanza silenzioso. Dai, alcuni ti servono 4-5 Ratiger e 3-4 supporto, un pochino di economia, fra un paio d'anni ce la fai. No, ma non è quello, cioè, se voglio me lo compro, il problema è che sono tanti soldi, anche se fossero tutti soldi regalati, per dire, mi darebbe fastidio perché sono tanti, dico, potrei... Vabbè, non importa, sono pare mie che ho... Che sono talmente tanti soldi che mi potrei comprare un'altra cosa. Però su... Il sito ora dovrebbe funzionare tutto per bene, sì, confermo, intanto entriamo in gioco perché sennò qua non si gioca... Ma scusami, cosa succede qui? Intanto eliminiamo questa. Eliminiamo anche questa. Sono le pomate perché io ho avuto un eritema incredibile oggi, non avete idea. Però c'è qualcosa che non va qui. Dovrei sistemare un attimo. Allora, questo, ok. Ok. C'è qualche problemino. Ok, perfetto. Ottimo. Allora, ho deciso di riprendere PlayerUnknown anche di sera ogni tanto. Così, perché è un gioco che cazzo, hanno sistemato un po', sono contento. Oggi risentiamo con l'audio 7.1, quindi questo è un bene. Ho ricominciato a giocare bene. Ho abbassato la sensibilità, ho ricominciato a giocare bene. E mi va, mi va. Ho proprio voglia di ritornare a giocare un po' più assiduamente anche a PlayerUnknown. Fortnite, sì, lo rifarò giusto perché vi garba, vi diverte, allora lo faccio anche un po' di Fortnite, però cazzo, voglio tornare a giocare un po' più spesso a PlayerUnknown, perché voglio tornare a giocare bravo. E poi abbiamo quasi vinto sabato più volte, dai, sono contento. Ho speso l'equivalente del Dyson in miniature, dice Nilo. Sono ancora turbato dalla spesa, anche se mi sto divertendo un mondo a colorare. Ma sì, ma... Nilo, hai fatto bene, è una cosa che apprezzi, ma ognuno spende i soldi in modo da rendersi felice, è per questo che noi spendiamo i nostri soldi, e va benissimo così, va benissimo. Solo che mi tira il culo spendere i soldi, perché sono tante. Fai bene, sociologo, fai bene. Diga, 14 come i mesi, se ci fossero 14 mesi, grazie mille. Incorre il problema dei troppi cheater? No, guarda, è da un bel po' che non si vedono i cheater. Poi con tutti... Che vuole questo qua? Cioè, mi è costretto mezz'ora per darmi un pugno. Questo qui è stupido. Vado via. Geek Media! Buonasera, signor Gatto. Mi stavo per dimenticare della sub. Ah, vedi, però ti sei ricordato perché sei una persona che merita. Grazie mille. I soldi sono per essere spesi. Poi magari buttarci un occhio, ma se potete permetterlo, vale. È vero, giusto, è vero. Però sono sempre 500 euro. Sono un botto di soldi. Quindi... Non ci penso una volta, ma ci sto pensando da 3 settimane. Heineken, sono tre, grazie mille. Grazie mille anche a Stramale. Non so perché. Ma questo diverte forte, niente, cercate i giochi belli, infatti. No, ma c'è qualcosa che non va, anche dai termos, avevo tutta la sedia. Non so che cos'ho, mi sento turbato. Dai, Mona. Mi sento proprio sbagliato a stare seduto. Compro ventilatore con la 14esima. Agente Simmons, 3 mesi ufficiale di gatto, felice di far parte della sua ciurma. Grazie mille, molto Ah, obbligato. sì, mi E ricordo. grazie mille anche a Water Dragon 2201, che si subba per la prima volta. Entra. Dabo dice che per fare la sub basta cliccare su abbonati in alto a destra. E io vi dico che se volete farla gratuitamente basta che vi facciate Amazon Prime, che con 36 euro all'anno vi potete subbare tutti i mesi gratis, che conviene moltissimo. Boh, adesso che abbiamo detto le nostre cosine, giochiamo. Cominciamo con gli scatti, player. Oh, Dio mio. Vabbè, che dobbiamo fare? Adesso chiudo la porta. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Anja. Arrivo, belli. Questo è quello... È qua, ah, ecco. Entra. Hanno
rifottuto l'audio comunque, perché io sentivo camminare questo qui dentro la sua casa. Cazzo. Che palle quando fanno così. La Madonna! Mio Dio! Dai, gli è andata di culo, non può avermi mirato così bene. Ero prontissimo, ero. Cosa c'aveva in mano? Con questo mi ha ucciso? No, c'era scritto HM. Ah, ecco, ha tirato sulla KM. Dai, ero prontissimo! Ah, c'aveva il mirino, però, a differenza mia. Però cazzo! Non è andata così. Non è andata così. Non è andata assolutamente così. Io ho sparato. No, dai. Hanno aggiunto il problema di Rainbow Six. Hanno messo il netcode. C'è il problema di netcode. Dai. Ah, sì, mi ricordo. No, no, non è cheat, ragazzi, il gioco, purtroppo. Succede già da qualche giorno. Ma non deve succedere, Dani, non è mai successo. Che palle. Grazie a Chuck, che fa 20 mesi. Cazzo, stagionato. Grazie a Chulien, invece, del primo mese. Vedi? Figata. Primo faresti, 17. Leptacadeicafobia. Ok. E la paura del numero 17. Non ci credo. Ma noi ce ne sbattiamo, tiriamo avanti per il 18. Devo cercarla. Non ci credo. Aspetta. Cerca su Google. Intanto grazie a Fulkes. Che bello, uno alto, uno basso, uno alto. Bravissimi. Jequaza, 6 mesi di noi, anche se non riesco più a seguirti spesso a causa lavoro. Ma sono contento che lavori, io sono contentissimo. Che dice qui? Ma la sera con te Cat House è sempre più rilassante. Io sono molto felice. Grazie a Spike. E sono 5 come i mesi che sono tuo sub. Giusto. Eccolo qua. Epta cazzi dure. È vero? La paura del numero 17. Il numero 17 in particolare abbinato al giorno venerdì. No. È ritenuto particolarmente sfortunato in Italia e in altri paesi di origine greco-latina. Un consiglio. Se giochi sui server NA di solito... Aspetta. Hai meno problemi. Soprattutto perché per via del fuso ci giochi ad orari improbabili. No, non ho capito, scusami, Skingo. Meno problemi in che senso? Non c'è più ping se gioco su quei server lì, no? Cioè, se mi deve pingare di merda... La paura dei bottoni. Non ci credo. Non ci credo. Boh, vabbè. Per chi si sia connesso dopo, il mio problema è stato attualmente che... Si è visto anche in live. Ho iniziato a sparare. Un colpo mi sa che l'ho sparato. Non ho centrato la testa, ma ho sparato. E io sono stato shottato. E dalla kill cam praticamente si vedeva che ha iniziato a sparare prima di me. E io non ho sparato neanche un colpo. E non è assolutamente ciò che è successo. E questo è un problema di netcode che accadeva. Ultimamente il Rainbow non mi sta più accadendo, devo dire. Cioè, sono morto da sega più volte, però. Niente di che. Vabbè, dai, facciamo schifo. La paura di avere paura è quella che ho io. Io ho sempre paura di prendere paura. E quindi mi causa... Niente, oggi proprio non vuole andare niente. E quello che è successo è il riassunto delle mie partite. Vabbè, però che palle, non dovrebbe. Mi tocca rimollarlo di nuovo? L'avevo appena ripreso con tanto amore. Abbiamo fatto delle partite della Madonna. Vabbè che è già sabato, per quanto mirassi da Dio... Che succede? Per quanto mirassi da Dio, i colpi andavano dove gli parevano loro. Schifezzi. Ma... Vabbè.
Madonna, Rausten, sei bravissimo. Sei un googlatore provetto. O forse uno studioso. Fammi sapere. Io vado qua in mezzo, tanto c'ho cazzo da fare. Allora, Fortnite non mi hanno ridato più il server Dark Eagle, quindi possibile che ce lo scordiamo anche. Ma guarda, va anche bene così, perché la spectate di Fortnite mi fa abbastanza pena e schifo. Perché se devo vedere quello che mi ha ammazzato, poi quello che ha ammazzato, quello che mi ha ammazzato, andare avanti così, cioè, che palle. PlayerUnknown mi piacerebbe recuperarlo, il problema è che la metà della gente che giocava PlayerUnknown prima adesso non ci sta più giocando. Io voglio giocare con i sub PlayerUnknown, però se non arriviamo neanche a 80 persone, non dico a 100, però 80 persone per fare una partita decente ci vogliono. E io ho smesso il server per quello, più che altro perché ogni volta aspettavo 20 minuti, la gente non entrava e... Che dobbiamo fare? Io ci gioco molto volentieri con voi ragazzi, però se voi non giocate con me... So che volete giocare a Fortnite, però Fortnite, come ho detto prima, la spectate che fa cagare, comunque il server me l'hanno fatto provare. E niente, dai. Cioè, così, cosa devo dirti? In questo momento sto veramente schiumando di caldo. La cam oggi si spixella molto, e non lo so. In realtà se ne è da un po' che vi lamentate di sta cazzo di cam, non lo so perché. E da me è perfetta, penso sia un problema di bitrate a questo punto. Mille grazie, Vico. Ah, il ventilatore che mi risento nelle cuffie. Si spixella quando sei in mezzo all'erba. Ah, adesso scatta. Non lo so. Adesso mi sta scattando proprio il gioco. Ma solamente quando sono in mezzo all'erba? Ma sì, prendo quello un po' più scuro che... Era uguale, allora prendo quello un po' più chiaro. Davvero così tanto male si vede Jackson? Ma solamente con PlayerUnknown questa cosa qua? Non sono mosche, Dark Cavaliere, il ventilatore. Mitch, 12 mesi, grazie mille. Si vede scuretta. Meglio? Mi sto abbronzando così, ma meglio. Tu sei perfetta, Jules. Qui dentro c'è qualcuno, comunque l'ho sentito camminare. Gli rubo il trepera questo. E anche i pugni con le borchie, anche la sciarpa vivace. Che... Ma sono un ragioniere in battaglia? E beh, perché no? Oh sì. Oh sì. Però mi scatta. Maledetto lui, mi scatta e neanche poco. Che abbia... Che durissimissimissimo! L'avevo sentito, mi sono fatto tutto nelle mutande, tutto. Tutto. Io voglio rivedere la netcam perché ho dato uno spettacolo di me incredibile. L'avevo sentito... Ma... Sto diventando sordo, primo. Te, ho alzato il volume. Mi fa male tutto. Dabo, cosa ti sei perso? Cazzo! Cazzo! Dai, grazie Patax. Questa è stata bella camperata, grazie mille. Dai, vaffanculo. Io pensavo fosse di sopra. Infatti pensavo fosse salito, non l'ho visto perché mi sono girato tutto cacato, non l'ho visto. Vabbè, niente. Male ovunque. Addirittura, paffina.
Ti avrei sparato anche io se ti avessi visto entrare conciato così. Ti capisco, ti capisco. Ah, serata horror all'improvviso? Ho dato una testata per lo spavento. A cosa, Simon? Perdonami, a cosa hai dato una testata? Ero bello con la gonna, dai. Fanculo. Toh, bastardo. Vi giuro, mi sto già appiccicando. Mi dovrei mettere qualcosa sotto le gambe per non appiccicarmi troppo al coso. Tipo un asciugamano. Si è alzato, è andato in cucina, ha dato una testata alla sorella urlando. Mio Dio. Ma è legale? Cioè si può fare? Era Ranzulla più o meno. A 100.000 follower shoppa la gonna su Playal non. Che non si possa fare? Anzi, credo anche che abbiano chiuso la possibilità di farlo. Per evitare le rivendite nei siti illegalesi, come al solito, hanno fermato adesso la possibilità di rivendere, mi pare. La canzone che continua a canticchiare è Better... Better Off Alone, una roba del genere. Basta che googli pa pa ra pa 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 ra pa pa ra e la trovi. Scrivi pa pa ra pa pa con due p pa ra accentato, accento alto, pa accento basso, ra pa. Play hard, non mi ricordo. Ti ho shazammato davvero, vedi? Gianluca ne sa a pacchi lui. Per forza, lavora nell'ambiente. Dov'è? 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 È di sopra? Con mille scatti davanti ai miei occhi, ma l'ho ucciso. Toh. Sono uguali ai miei. Camicia a doppia trama. Tanto non si vede. Niente. Pantaloni. Ah, che belle braghette. L'Adidas. Dai. Sì, ma perché... Scusami, com'è possibile? Ma dai, ho raccolto altri... Beh! Adesso dovete considerare che io ho anche il ritorno dell'audio del vento che mi sta arrivando dentro il microfono da sto cazzo di ventilatore, quindi non sento una sega. Quindi sto giocando con l'handicap, consideratemelo. Per le cagate che combino. E niente, non me la tolgo più adesso. Beh, non sono così distante. Better off alone. Cos'è questo? Frega niente. Frega. Che loot triste.
C'era uno lì e niente. Boh, vabbè, scendiamo. E dai. No, vabbè, ma non è possibile comunque. Dai, scusa. E perdonami. Oh, streghetta, ciao. Ma la pizza margherita senza pomodoro e basilico? Non è una pizza margherita. Ho mentito. Si chiama schiacciata. Era clickbait. Anzi, swipebait. Aggiunto i graffiti su Fortnite, sì. Sì, mancava la cagata lì. Oh, io vi giuro non capisco, mi sta veramente scattando a culo. Maudid, con page up e page down si può fare. Cos'è quello? Ce n'ho già? Sì. Mi intriga questa situazione. Quello ce l'ho già. Ecco, qualche colpetto in più magari. Vedi, basta chiedere. Poco, ma non c'ho lo zaino? Sono uno stronzo, ma io mi... Allora, o non ho visto uno zaino finora, o me ne sono dimenticato come al solito. Più probabile la seconda. Affanculo. Me. Anche me scattava, ho messo tutto a ultra e poi rimesso a low. Ostia no, Gianluca. Perché ha funzionato questa cosa? Non c'erano zaini. Troppo gentile. Mentire. Per farmi sentire meglio. E giustamente non c'ho spazio. E giustamente non c'ho spazio. Ma ultimamente c'è un po' di carità negli zaini. O sbaglio, eh? Ce n'è. È bellino il 2x, però non lo posso mettere, perché poi dopo mi vorrei tenere anche quello che c'ho su. Dai, non è... scusami, è da buttare, non c'ho una sega, però... dai, questo lo voglio... Dai! Sono infastidito. Sono molto infastidito. Mi vedete? Sono infastidito. Mi infastidisce tutto. Sono infastidito. E dai! Non è una challenge. Oh, e vaffanculo! Avessi visto cosa ho fatto, però l'ho preso. Non ho visto niente. RPG Gamer, ciao gatto, meno male che ci sei tu a farmi divertire. Ma il mio supporto ha un prezzo. Mi fai gli auguri per gli esami che arriveranno a giugno? Tanti auguri. Vedi di fare meglio di quanto ho fatto io adesso. Non l'ho mai preso. Mai. Ehi, cazzo, per poco. Dai, ho fatto caccare. Vi giuro, non lo vedevo. Non lo stavo vedendo neanche una volta. Perché ad una certa ho iniziato a vedere solamente casino e non vedevo più dov'era lui.
Ho preso più gratta che altro, sì. Sì, però alcune partite le gratte non sono tangibili, in alcune partite invece ti impediscono di ammazzare, e vabbè. Caesar, ma non è tanto questione di mira, non lo stavo vedendo. No, ti giuro, non lo vedevo proprio, non so poi in live come sia venuto, ma facevo fatica a vederlo. Non riuscivo. Allora prendetemi per il culo perché non miro. Dai, vabbè, grazie Sean. Che devo fare? Avete ragione voi, bravi. Faccio schifo. Eh sì, Jackson, per quello. L'UMP quando... Ma non avevo l'UMP, Skingo. Avevo lo Scarelle e il Mini 14. L'UMP da vicino è ottimo, figurati. Ho deciso di lasciarlo giù per tenere lo Scarelle e il Mini 14. Perché lo Scarelle è buono anche da media distanza. Si vede casino anche là. Oh, almeno qualcuno che mi conferma. Giochi in 4... No, non gioco in 4K. Per non parlare della pizza senza farina, quella si può fare, credo, non lo so. Se sei Shroud va bene anche da cecchino, ho capito io. Ma infatti, allora, non diventerò mai come Shroud, Ninja o bella gente come quella, però è anche per questo che voglio ricominciare a giocare di più a PlayerUnknown in live, perché c'è tanta differenza da quando gioco in live a quando non gioco in live, ma tantissima. O tolgo tutti i dettagli come fanno gli altri e mi fa abbastanza cacare questa cosa qua, la trovo una cosa brutta, brutta. Cos'è il Duckbill? Ah, ok, quello per il pompa nuovo. Non vedo nessuno. Quindi o tolgo i dettagli e non mi va, oppure mi abituo. Abituarsi significa che... Niente. Avrò preso? Non credo. Sì, l'ho preso. Per carità, avevo un'arma migliore della mia per sparare. Però strano, cazzo, mi sembrava di mirarlo proprio... Non bene, ma giusto. Pareva di mirarlo, quantomeno. Cazzo, l'ho preso però. Una volta. Scusami. Sbaglio, gli è arrivato un colpo dopo che mi ha ucciso. Avete sentito? Funerica, grazie. È un problema della killcam anche questo? Aspetta un attimo, cioè, è un po' strano. Guarda qua. Allora, il mio primo colpo e l'ho preso. Senti che non lo prendo? Ora qualcun altro? Curioso, però. Boh, vabbè. Vabbè. Che dobbiamo fare? Il Duckbill ti distribuisce i colpi in orizzontale. Sì, sì, l'avevo letto l'ultima volta, però l'hanno aggiunto con l'ultima patch, non ho ancora avuto modo di provarlo. Peppe, salve gatto, 4 mesi. Che bello, ah, sì, grazie mille. Proiettili molto lenti, è diventato Fortnite. Di nuovo. E un terzo è strano, perché il suono era esattamente come quello che abbiamo sentito quando l'avevo colpito. Allora, lo sviluppo di Anti-Showdown non l'ho più seguito, però ce l'ho e non l'ho neanche provato da quando è uscito dalla beta ed è entrato in accesso anticipato, quindi magari una di queste sere ce lo possiamo riprovare.
Nano cannone, se ragazzo, che Destiny Battlefield è questo? Com'è? È sbagliato. Hai attivato l'abilità Rallenti. Non c'è più la pioggia, è vero? E neanche la nebbia. È vero, effettivamente. Ci abbiamo giocato un bel po'. Monitor è meglio curvo in 4K. E Dart sono due cose diverse. Molto diverse. Cioè, uno è curvo e l'altro è in 4K. Non credo ci sia un vero e proprio meglio. Sono gusti. Grazie Pagliaccio e a Thanatosi. Cosa c'è da 6 mesi, Dark Eagle? C'è da 6 mesi l'attacco nuovo? Ah, la pioggia e la nebbia non ci sono? Non ci ho più fatto caso, semplicemente. Forse il meteo era pesante sulla grafica? Non lo so. No, vabbè, ma come dicevo, a me pesa molto il fatto di farlo in live. No, a me non dispiace invece, Dabo. L'hanno tolto perché i cinesi con i PC da poveri laggavano troppo. Dato che i cinesi. Con i ping. Vabbè. Non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Progia aveva problemi d'audio. Ti disturbava un po' l'audio, era una cosa figa in realtà. Però se io ti premo, brutto tasto. Cazzarola, qua è finita. Oh mio Dio. Preso? Sto facendo tutte partite delle balle, però almeno sto provando roba nuova. Nuovi approcci. Boh, mi era sembrato di sentire uno. Niente, sento di nuovo i tipi vicini, le case vicine. Cos'è il P19? Il cecchinazzo nuovo? No, la balè. Scusami, con cosa mi ha ucciso? Memphis, buona serata gatto, con questo siamo un anno, grazie mille. No, non mi può. Scusa. Che è successo? Con la pistola mi ha ucciso. Ah. Mi ha preso in testa, probabilmente, sì. Gucci, grazie mille. C'è qualcosa che non va. Chiamo il mio radiologo di fiducia. Basta. Allora, adesso stiamo un po' in disparte. Basta aggressività. Dai, facciamoci un po' di cazzi nostri. Torniamo a giocare come abbiamo giocato ieri. Che ieri abbiamo fatto delle belle cose. No, Aimbot no. Dai, se l'è giocata bene. Deve essere una serata tranquilla senza horror. E ci ho provato, giuro, ci ho provato.
Hanno aumentato i danni delle pistole? Ah. Non c'era scritto colpo alla testa, infatti mi ha smitragliato, porca vacca. Allora la military... No. No, 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 no. Sono io che porto sfiga, era un po' che non venivo in live. No, Emiliano, grazie mille per essere qua. Ieri è del top 10, oggi è già tanto se arrivi vivo. Ma per davvero, eh? Ieri rispetto a oggi, culissimi. Oh. L'altra mappa no, non mi piace per niente. Purtroppo quei 10 giga di patch hanno sistemato l'audio ed era perfetto. Il day one della patch, l'audio, ti giuro, era da limonarsi gli sviluppatori. Già il giorno dopo hanno rovinato tutto. Non lo so, Gianluca, non lo so. Cioè, già dal giorno dopo hanno rifottuto tutto l'audio. Adesso, per qualche motivo, e questo lo potete recuperare nella live di ieri, non so se hanno fatto anche delle clip. Miro con 3x, 2x, insomma, con un buon mirino, a delle persone molto vicine, quindi non si poteva sbagliare. Sparo e i colpi non arrivano mai. E questo non ho capito. Non ho capito come mai. L'orario è diverso, ma non penso. Ma Medusa non credo proprio. Anzi, sei l'unico che l'ha nominata e anche chi se ne incula. Non è che se arriva un altro che fa streaming allora bisogna parlare dell'altro che fa streaming. Siamo nella mia live. Poi se volete parlare di come va lo streaming in generale, ok. Però, ah, ma c'è qualcun altro in live al posto tuo. Va bene. Vado a guardare, taci, che vuoi da me. Ho sbagliato. Come per Sabaku, volete parlare di Sabaku? Va bene. Non serve venirmelo a dire a me. È anche un po' maleducato. Ma avevano detto niente aggressività. Andiamo via. Non mi ricordo dove era andato il tipo. Ma... sicuro di qua, adesso mi siotta tutto. No. Non è l'unico. Ah, non è l'unico, bene. Che imbarazzo, però. Hide Matt, grazie mille. E non è neppure vero, vengono solo a rompere i coglioni. Vabbè, ma... nessuno vi costringe né a guardare la mia live, né a non guardare le altre live. Fatelo, non... cioè, è giusto. C'è tanta gente che fa streaming apposta. Non serve venirmi a dire vado a vedere quello, vado a vedere quello. Fallo e basta. Ho raccolto una... ah, questo famoso Duckbill. Lo zaino ce l'avevo già. Per una volta. Niente, non ci sono le scale per andare di sopra. E c'è una moto. Siamo distanti? Ostia, sì. Vabbè, andiamo a lootare di là. E poi ci inculiamo la motoretta. Vedi, la porta aperta o chiusa? No, non capisco un cazzo. Sto invecchiando. Vado a finire con la motoretta e vediamo. Lagava ieri Player Mondo. L'altro problema è che sto leggendo fin troppo la chat. Vi ignoro per sempre. No, non è vero, non lo faccio. Invece sì. Vi ignoro, guarda, non vi leggo più, adesso vinco, vedi? Ma sta moto, tieni. Paura. L'avevo sentito sparare. No. Buono, dai, buono. Buon loot c'era, sono contento. Me la sono proprio goduta questa scampagnata. Tanto siamo già in 50.
Cazzo, non è passato niente, non è passato. No, non vado, non cedo, non cedo, non vado. Silenziatore. Vabbè, prendiamo su. Oh, ogni tanto mi tira veramente degli scatti improponibili. Vabbè, dai, proviamo questa cosa qui. Padella. Boh, per sempre uguale. Non so se si nota in live, ma ogni tanto... Non volevo. Oh, Dio mio. Ogni tanto tira uno scattino quando giro la cosa. Spara sul muro. Grazie, Ricky. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Vabbè, da distante probabilmente cambierà. Mi fido. Ma che bella la mia padella col bersaglio. Fa vedere. Stronzo? Ma... $5,000 per sbloccarla. Ma non ce ne metto neanche. Ah, il buggy preferisco. Vabbè, lo raccogliamo dopo. Intanto lootiamo. Mirino. Ce l'abbiamo già. Vabbè, sai mai. Questi. Un altro medikit. Una granata. Questo può tornarci utile. Qui c'è un cazzo di niente. Coprifiamma, buono, coprifiamma, buono, coprifiamma. No, no, no. Mi è appena passato davanti alla faccia un cimice gigante. E anche la sua puzza. Mamma mia, ma proprio... Che schifezza, amico mio, che schifezza. Cominciata, eh? Cominciato il periodo? Che bello. Grazie a Ricky! Ehi, yambebe! Grazie mille, gentilissimo. E grazie mille anche a Dargor! Che non per fare preferenze, ma lui ha le preferenze, perché ha fatto tier 2, perché è un bel tipo, sa? 4 mesi di ficcanza insieme a lei, signor Gatto, arrivo tardi purtroppo per le live... E quindi mi godo al massimo questi ultimi minuti di sua compagnia. Le si vuole sempre bene, grazie mille. Mamma mia. Mamma mia, senti qui. Che poi Sif se le magna. È quel periodo dell'anno, quindi, dai. Guarda lì, che sta lì sulla scrivania, che gira. Ma io quanti handicap devo avere oggi? Già, sono stronzo per i fatti miei. A giocare. Che errore, che errore, che errore! Che palle però, che palle! Stronzi, tutti! Beh, facciamo l'ultimo e vinciamo però. E volevo vedere questo pompa se era buono da distante. Ah, gli ho preso la padella? No. Però gli ho fatto male, eh. Lui c'aveva l'arma meglio, molto meglio della mia. Però gli ho fatto male a questo bastardo. Con Red Dot. Ho provato col pompo. Lo so che era meglio accovacciato di disteso. Però speravo di essere ben coperto. Non lo ero per niente. Si è fatto male quando è sceso dall'auto? Non si è fatto un cazzo. Non si è fatto veramente un cazzo quando è sceso. Un altro colpo ed era morto, sì.
Lo stavo sparando, non so se hai visto, ma lo stavo sparando. No, il netcode non è così fottuto. Infatti qui andava bene. Qui andava molto bene. Sono arrivati tre colpi e ne ha preso solo due di danno. Sì, ma non so se hai sentito. Si è sentito il rumore della padella. Che non ho capito se era l'audio sbagliato ed era lui che colpiva la mia di padella. Non lo so. Lo sparo sembrava veramente una sberla. Sì, però credo fosse la deathcam. La killcam, come cazzo si chiama. Pierina qua. Se il colpo singolo era fatta. Non lo so, Jackson. Non lo so. Ho sbagliato di ingaggiare. Pensavo se ne andasse, invece è rimasto. Io sempre muoio. Se fossi sceso io così dall'auto sarei morto. Non lo so, Nipiccio. Non lo so. Dark Souls Random, mi sa che lo abbandoniamo, ragazzi. Anzi, lo abbandoniamo, deciso proprio, perché non ce la facciamo ogni volta. Passa la voglia a me di farlo, a voi non va più di seguirlo. Ci siamo rotti un po' i coglioni tutti. Dani, Tarkov ha abbandonato. Un attimo. Quanto è passato? Ho fatto giovedì. Un attimo. Dani, un attimo. Un attimo. Un attimo. Ansia. Un videino? No, gli Oxparro, verrebbe una merda. Ormai abbiamo già fatto tutto, lasciamo perdere. Ogni volta infatro, adesso c'è un'arma che non fa danno, che due coglioni. E il Vector mi fa schifo. Non ti preoccupare, Simone. Anche a me piaceva farla, Jules, però ho fatto il classico errore che non dovresti fare con le serie. Ho rinviato troppo. Avrei dovuto farle tutti i giorni di fila, come ho fatto con tutte le altre serie. Ho iniziato a rinviare, ho iniziato a farlo una volta a settimana. Siamo passati da un sacco di spettatori iniziali a sempre meno. Perché? Perché ho sbagliato io a rinviare. Poi abbiamo iniziato a trovare sempre cose più difficili. Soprattutto nelle prime parti del gioco non mi ricordavo dove andare, facevo solamente live dove praticamente cercavo nuove armi e morivo da stronzo. Loro ho detto no, vabbè ragazzi, facciamo a meno, che almeno non era proprio uno spreco di tempo per me e per voi, quindi ho preferito, cioè preferisco chiuderla. È stata una bella avventura, ci è andata di sfiga. L'abbiamo iniziata più volte, basta. Basta. Nel momento in cui siamo noi, purtroppo non sono così skillato da riuscire a battere nessuno dei mega boss con l'ascia di merda che mi sono ritrovato. Quindi nulla, facciamo così. Grazie mille Ghost Evil. Entra. Sì, infatti tra poco c'è pure la remastered, quindi aveva anche poco senso mettersi magari a cercare di continuare quella e poi dopo giocare la remastered, no. Andiamo direttamente dritti alla remastered e fine. Fra un mesetto c'è le tre, è vero. Kef, ciao gatto, grazie per la compagnia mese dopo mese, grazie mille. Si sta bene. Buongiorno. Non è del tutto vero, Jackson. A te, per te è così, per molti altri no. Mi dispiace, perché sono sicuro che non fare Dark Souls magari farà perdere anche altri spettatori, però preferisco così piuttosto che impazzire del nervoso io ogni volta. Vedi che qui è passato qualcuno. Il naso prude.
Sì, dai. Fanculo. Vedi che quando li vedo li ammazzo? Faccia di culo. Tiè. Bisogna vederli, quello è il problema. Grazie mille, bello. Rimontaggio anche io perché lui non c'aveva un'arma decente, poverino. Magari non avrebbe dovuto ingaggiare, ecco. Poteva scappare. Però se l'è giocata, dai. Allora, per le tre ci sono due possibilità. La prima è che sono lì. Cosa che ormai credo poco probabile a sto punto. Cazzi duri! Arrivo. Ma porco cane! Comunque. E se non ci vado è perché qualcuno ha fatto ostruzionismo. È vero che avevo lo silenziatore, vabbè, Tommaso, non sarebbe cambiato nulla. La seconda è che non ci vado perché qualcuno è stronzo. Perché se non vado qualcuno è stronzo, non io. E facciamo la maratona qui, su questa live. Sul mio canale. Una delle due. L'ho tolto pochetto, L'ho tolto veramente pochetto. Un po' strano. Un po' strano ciò che è accaduto. Vabbè, sono le 10. Giustamente ha fatto bene ad ammazzarmi. Io volevo tornare a diventare bravo, invece ho fatto merda. Il giocatore della prima uccisione aveva comunque l'high ground e non messo in una brutta situazione. Non so cosa dirti. Bene! Bene. Recupereremo un'altra sera, dai. O un'altra mattina adesso. Voglio riprendere per bene questo. Voglio riprendere per bene questo e tornare a giocare bene. Ok? Se vai al trattuta pigiama... ma non era alle 3, era al TwitchCon. Al TwitchCon vado, al TwitchCon al 100% ci sono. Teo, se fosse Teo. Grazie mille per l'ultima sub prima di chiudere. Di tier 2, tra l'altro. Quindi, così, alla grandissima. Vi auguro una buona notte. Domani mattina direi che ci avventuriamo in un nuovo gioco per Switch. Visto che me ne hanno regalati un paio, giustamente, noi abbiamo provato Dragon Quest e ci è piaciuto un sacco. Però vorrei provare anche qualcos'altro, perché abbiamo sia Sonic Forces che Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch. Quindi vorrei provarne uno di questi due. D'accordo? Vi auguro una buona e simpatica notte. Noi ci vediamo domani mattina dalle 10 alle 11. Buonanotte a tutti.